Buonasera a tutti. Il Centro Internazionale di Studi Giambattista della Porta, in collaborazione col Centro Studi e Ricerche Bartolomeo Capasso di Sorrento, il cui direttore professore Enzo Puglia, qui presente, ringrazio, ha organizzato questa videoconferenza per approfondire anche i rapporti che legarono Della Porta alla penisola sorrentina. L'occasione è stata suggerita dalla pubblicazione del volume Sorrento e Massa Lubrense del Cinquecento, studi sulla società, l'economia e l'arte, che celebra i 40 anni di attività del Centro di Studi Bartolomeo Capasso e con la rivista La Terra delle Sirene ha allargato con significativi contributi scientifici la conoscenza storica, antropologica e sociale di questo luogo famoso in tutto il mondo. Passo immediatamente la parola al direttore del centro, il professor Puglia, importante filologo e papirologo ercolanese, che ci illustrerà il contenuto di questo volume. Grazie. Buonasera, grazie per questo invito, in particolare all'amico Alfonso Paolilla, ma anche a tutto il centro della Porta. È un'occasione molto gradita per parlare di questo libro con cui abbiamo celebrato i 40 anni delle nostre attività, di cui potete vedere in questo momento la copertina. Il libro non è una narrazione continua, è una serie di monografie su temi specifici di un secolo che, dopo la crisi determinata dalla marcia su Napoli del re francese Carlo VIII e le lotte che poi posero fine al dominio aragonese sul meridione d'Italia, vide l'affermazione della lunga egemonia spagnola. Qual era la situazione della penisola sorrentina all'epoca? Era quella di una sostanziale perifericità, determinata naturalmente dal suo isolamento geografico, a stento alleviata dalla vicinanza con la capitale del viceregno. In penisola si accedeva solitamente dal mare e per terra solamente dal valico di alberi. La scarsità della popolazione inoltre dava luogo a due sole autentiche realtà cittadine, Sorrento e Massa Lubrense. Ancora infatti il cosiddetto piano era lungi dal rendersi indipendente. Massa invece aveva ottenuto l'emancipazione da Sorrento già nel 1399 e anche l'attuale Vico Equense, di tradizione angioina già infeudata, era smembrata in molti casali collinari. Sorrento cinquecentesca presenta dunque una duplice dimensione. Da una parte vi è il centro urbano solidamente strutturato, protetto dalle difese naturali, dai valloni, dal mare e poi dalle antiche mura. Dall'altra parte, verso est, si estende invece il piano, con le campagne delimitate dai colli, per lo più possedute dal patriziato cittadino oppure da enti religiosi. Coltivate queste terre da contadini sfruttati, in perenne tumulto contro i sorrentini che non lesinavano angherie di tutti i tipi, e in particolare contro i padroni delle terre. Il progresso economico del piano avrebbe potuto essere sicuramente più rapido, ad opera di famiglie borghesi che riuscivano ad arricchirsi con il commercio o con altre attività, ma appunto era frenato dagli abusi amministrativi dei padroni sorrentini. Dentro le mura cittadine di Sorrento, invece, le numerose e potenti famiglie nobiliari erano organizzate nei due seggi di Porta e di Dominova, quasi sempre in lite fra di loro, in buona sostanza si odiavano, e
e dinamicità. Spesso vivevano di sola rendita, si limitavano ad amministrare possedimenti sparsi non solo in penisola ma in varie parti del viceregno e prevaricavano in ogni modo sui ceti inferiori. Non di rado gestivano lucrose gabelle che avevano preso in appalto. Talvolta poi i nobili sorrentini rivolgevano le loro attenzioni verso Napoli, avevano delle ambizioni e cercavano avanzamenti e cariche pubbliche con alleanze familiari e anche con manovre politiche. Le tradizionali strategie che miravano poi a mantenere integri i patrimoni familiari affollavano le file del clero e numerosi monasteri, specialmente quelli femminili. Ne risultava una presenza massiccia sia di sacerdoti impegnati nella celebrazione di infinite messe, sia di enti religiosi, i quali da un lato contribuivano sì ad alleviare le dure condizioni di vita dei ceti inferiori, dei meno abbienti, ma dall'altra però esercitavano un controllo capillare del territorio per la conservazione ostinata di antichi privilegi. La parte più dinamica della popolazione era il cosiddetto popolo grasso, che era composto da professionisti, appaltatori, armatori, commercianti, però le loro attività non trovavano un adeguato sviluppo in un contesto generalmente di conservazione, refrattario a cambiamenti, a imprese rischiose, sostanzialmente indifferente all'avvicendarsi delle dinastie sul trono di Napoli. Ora, a differenza di Sorrento, la vicina Massalubrense nel Cinquecento non ha un centro cittadino ampio o fortificato, ben fortificato, diciamo. Massalubrense è articolata in una lunga sequenza di casali che sono sparsi sulla costa, sul pianoro oppure sulle colline. La popolazione si dedica alla pesca, al trasporto di merci nel golfo o poco oltre il golfo, si dedica all'agricoltura e all'allevamento. La società massese appare però meno soffocata dall'arroganza nobiliare e anzi alcune famiglie borghesi promuovono attività commerciali di successo che le proiettano negli ambienti affaristici napoletani. Notevole fu l'intraprendenza di tale famiglia, di tali famiglie, nel creare banchi e monti di pietà, per cui si può dire che esse svolsero un qualche ruolo nel nascente capitalismo dell'età moderna. Talvolta queste famiglie riuscirono anche ad acquisire titoli nobiliari, però rimasero estranee fondamentalmente alla gestione del potere politico. Forse proprio la mancanza di una nobiltà che avesse profonde radici nel territorio massese e che facesse valere i suoi diritti, espose Massalubrense a ripetuti tentativi di infeudamento da parte del governo spagnolo. In questo contesto piuttosto statico, in cui i ceti meno favoriti e istruiti erano tormentati dai proprietari terrieri, gli imprenditori borghesi erano ostacolati dalla fiscalità oppressiva del governo vicereale e gli aristocratici e gli ecclesiastici si cullavano nel loro benessere e godevano di ingiustificati privilegi, l'incursione turca del 1558 segnò uno spartiacque profondo. C'è un prima e un dopo questo evento. Ora, sebbene quella grave disgrazia compaia di scorcio in molti saggi del volume di cui stiamo parlando, nessuno di essi la prende in esame espressamente. Ci vorrà, anzi, un altro libro
che noi stiamo organizzando e progettando e che sarà dedicato espressamente all'analisi di questo attacco turco nel più ampio contesto dello scacchiere politico e militare mediterraneo. Ecco, quindi sto annunciando già la pubblicazione di un secondo volume. Il volume già pubblicato, invece, lo passo in rapida rassegna, si apre con un saggio di Francesco D'Esposito, fondato su un prezioso documento del 1492-94, in cui sono registrate le navi che entravano nel porto di Napoli pagando la tassa del falangaggio. Questo permette all'autore di chiarire sia la tipologia delle barche di Sorrento, del Piano, di Massa, Lubrense, sia i loro commerci, che per lo più erano appunto collegati all'approvvigionamento di Napoli. Ne risulta evidente che alla fine del Medioevo, quella della penisola sorrentina era una marineria quasi totalmente dedicata al piccolo cabotaggio, che operava in spazi limitati e circoscritti. Solo in epoche successive le navi sorrentine avrebbero operato in mari più lontani, diciamo. Un'esauriente panoramica delle reti sociali e delle risorse economiche del territorio di Massa Lubrense nel Cinquecento è offerto poi da Maria Grazia Spano, ma di questo non vi parlerò perché abbiamo la fortuna di avere Maria Grazia questa sera con noi, lo farà lei stessa. Passo al terzo saggio, che è di Vincenzo Russo, e illustra due documenti del XV e del XVI secolo che regolavano la vita cittadina di Sorrento. Il primo documento sono i capitoli che furono concessi nel 1434 dalla regina Giovanna II all'Università di Sorrento. Questi capitoli fissavano i prezzi dei generi alimentari, regolavano il commercio dei commestibili che venivano da fuori e poi anche l'elezione dei catapani, che erano dei magistrati, insomma. Il secondo documento sono invece le ordinanze del capitano, il rappresentante locale del potere sovrano che aveva compiti polizieschi e giurisdizionali. Le ordinanze inquadravano i poteri del capitano e fissavano pure regole per le attività commerciali e vari divieti. Segue un lavoro, firmato da chi vi sta parlando, dedicato alla permanenza dei fratelli Giambattista e Teofilo Folengo, quello del latino maccheronico naturalmente, nell'eremo di San Pietro a Crapolla, in territorio massese, nel 1533. Il contributo cerca di mettere in luce alcune vicende di questo monastero benedettino, che era ricchissimo e anche potente, prima di decadere e di essere ridotto a commenda. Un sito molto interessante. E poi ho cercato di evidenziare le opinioni che i Folengo maturarono in merito a Massa Lubrense e ai suoi abitanti, opinioni che si ricavano da due opere scritte appunto dai Folengo in quel periodo. Nel saggio successivo ancora Vincenzo Russo illustra come a Sorrento perse le carte d'archivio a causa dell'incendio appiccato dai turchi nel 1558, l'arcivescovo, il nuovo arcivescovo Giulio Pavesi, dovette acquisire di nuovo dati precisi sulle condizioni materiali della Chiesa sorrentina per poterla governare. In buona sostanza non aveva dati aggiornati e quindi non poteva operare. Pavesi promosse perciò un'indagine per verificare gli introiti della mensa, i proventi del clero, la consistenza patrimoniale degli enti ecclesiastici, per inventariare gli arredi delle chiese. Da tutto ciò
Russo desume notizie precise e preziose sulla toponomastica, il paesaggio agrario, l'estensione, il valore, l'ubicazione delle terre, il nome dei censuari, l'ammontare delle rendite e dei benefici, lo scopo dei legati testamentari ed altri elementi utili per la conoscenza della vita in penisola nel Cinquecento. Abbiamo poi una ricerca di Ida Mauro, la quale delinea la figura di una bellissima nobildonna, bellissima e giovanissima, nobildonna sorrentina, si chiamava Diana Falangola, che a Napoli ebbe una breve relazione con Don Giovanni d'Austria, il grande vincitore della battaglia di Lepanto. Da quell'amore, breve ma intenso, nacque nel 1573 una bambina che ebbe il nome di Giovanna. Giovanna, sfuggendo alla vita monastica alla quale era destinata, andò sposa al principe palermitano Francesco Branciforte, però mantenne rapporti con l'ambiente sorrentino e la recente acquisizione di alcuni nuovi documenti consente di aggiungere nuovi tasselli alle vicende di Diana e di sua figlia Giovanna. In sostanza, Diana era una pedina grazie alla quale la famiglia Falangola cercava di fare carriera, di acquistare potere nell'ambiente napoletano. La seconda parte del volume, e mi avvio a concludere, è dedicata ad aspetti artistici e urbanistici. Per esempio, della meravigliosa chiesa di Santa Maria delle Grazie, che fu eretta dalla nobile Bernardina Donnorso, rapita dai turchi nel 1558 e poi riscattata dalla famiglia, si occupa Gian Pasquale Greco, che è uno storico dell'arte. Greco svela la ricchezza delle opere pittoriche di grande pregio della chiesa, in sostanza non sono state mai ben apprezzate queste opere, che sono databili agli anni stessi della fondazione, cioè alla fine del Cinquecento o al Seicento o anche ai primi del Settecento. I pittori che sicuramente o probabilmente lavorarono per la chiesa furono Silvestro Buono, il sorrentino Giuseppe Agellio, Giuseppe Marullo, Pompeo Caracciolo, Nicola Malinconico, Paolo De Matteis. È una ricchezza eccezionale che fa di Santa Maria delle Grazie una vera antologia dell'arte meridionale. Anche le chiese sparse nei casali del piano fra il 500 e il primo 600 si arricchirono di opere pittoriche e ne fornisce una rassegna un altro storico dell'arte, Stefano De Mieri, mettendo in luce aspetti poco esplorati. Le opere superstiti attestano dinamiche di committenza tipiche degli anni in cui, sotto la spinta della Controriforma, le arti figurative conobbero una rilevante espansione. Nell'ambito periferico preso in esame si colgono iniziative in linea con quelle riscontrabili a Sorrento e a Massalubrense, cioè iniziative quasi sempre legate al mercato artistico napoletano. Però talvolta le ricche famiglie del piano si rivolgono per le loro committenze anche ad ambiti extra regnicoli. In ogni caso, i dipinti approdati nel piano nei primi del Seicento sono prodotti di considerevole qualità e si allineano alle istanze di sobrietà post-tridentine. Mancano infatti le novità naturalistiche che in quel periodo venivano dai primi seguaci meridionali del Caravaggio. L'ultimo lavoro del volume lo dobbiamo all'amico Mario Russo, il quale purtroppo è scomparso da pochi giorni. Questo probabilmente è l'ultimo lavoro da lui pubblicato. Questo saggio illustra con accuratezza la galleria pedonale romana che, partendo dai pressi dell'attuale chiesa di San Francesco, scendeva fino alla Marina Piccola. E poi parla della costruzione del fortino di Sant'Antonino, che aveva lo scopo di difendere dalle insidie provenienti dal mare la galleria stessa e la marina. Mario Russo dimostra che il terreno su cui
sorse il Fortino, fu acquistato dalla città di Sorrento solo nel 1674. Si credeva che il Fortino fosse molto più antico, invece risale a quell'epoca. E prova pure lo studioso che la ristrutturazione della cinta muraria successiva alla disgrazia del 1558 fu solamente parziale e interessò i lati sud e ovest della città. Ecco, questa è la rapida rassegna di questo volume di circa 200 pagine, riccamente illustrato. Vi invito a leggerlo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al professor Puglia per questa lucidissima e sintetica presentazione del volume. E prima di continuare con l'intervento della dottoressa Spano, che parlerà, come è stato già annunciato, dell'economia sorrentina, vorrei dare o fornire alcune indicazioni biografiche sul rapporto di Della Porta con la penisola sorrentina. Della Porta, non come molti autori ancora oggi stancamente ripetono sull'incertezza della nascita, nasce a Vico Equense esattamente il 12 novembre 1535, ma viene battezzato a Napoli, privilegio riconosciuto per alcuni anni, alcuni secoli, da alcune famiglie vicane. Forse la chiesa dove fu battezzato fu quella di San Liborio alla Carità, accanto al palazzo di famiglia. Il padre, Leonardo Antonio, che possedeva terreni a Napoli e a Vico Equense, fu anche armatore di navi. Probabilmente fornì navi all'imperatore Carlo V nell'assedio di Tunisi del 1535, grazie ai buoni uffici del principe di Salerno Ferrante Sanseverino, cui era legato anche per motivi familiari. Ferrante Sanseverino fu un importante personaggio dell'esercito imperiale, perché ne fu addirittura generale. Ma la vittoria di Tunisi non scoraggiò le numerose incursioni lungo le coste dell'Italia meridionale dei pirati del Barbarossa, tanto che nel 1558 troviamo a Sorrento il pirata Dragut che distrugge la città, e vedremo, appunto, come è stato già annunciato dal professor Puglia, che la pubblicazione che approfondisce proprio questo episodio, che fu letale e anche si ebbe molte echi anche negli anni successivi fino alla fine del secolo. E Leonardo, essendo legato per lungo tempo al principe di Salerno, successivamente ne seguì le sorti, come Bernardo Tasso, dopo la fallita congiura contro il viceré di Napoli, Pedro di Toledo. La famiglia agiata, se non ricca, possedeva un palazzo a Napoli a via Toledo, i cui appartamenti esistono ancora, una villa sulle colline del Vomero e la villa delle Pradelle a Vico Equense, forse non a Pagognano ma a Fornacelle. Anzi, Giambattista, nella sua autobiografia scritta in occasione dell'ascrizione all'Accademia dei Lincei, chiede, grazie alle entrature del Cesi alla corte pontificia, di ottenere l'indulgenza plenaria per un'immagine rappresentante San Giovanni Battista nell'omonima chiesa accanto alla sua villa a Vico Equense. Pubblica sempre a Vico Equense, con lo stampatore itinerante Giuseppe Cacchi, chiamato a Vico dal vescovo Paolo Reggio, la prima pregiatissima edizione della Umana Pisagnomonia del 1586. E anche se non personalmente, certamente conosce Bernardino Telesio, che nel 1570 aveva pubblicato con lo stesso editore, il Cacchi, il Rerum Natura Iuxta Propria Principia. Conosce molto bene la penisola sorrentina, alla quale poteva accedere attraverso il valico di alberi o via mare. Racconta nella Magia Naturale, al capitolo 17 del secondo libro, che si intitola Come si possano produrre nuovi e prodigiosi parti, il fenomeno curioso che in quegli anni si poteva osservare a Torca, una frazione di Massa Lubrense, dove
c'era un'anatra, virgolette, con quattro piedi, un largo rostro et acuto, dinanzi nera, dietro gialla, col capo nero e gli occhi di color di cenere, con un cerchio nero d'intorno al collo, con l'ali e col dorso nero, coda e piedi gialli, né molto distanti fra loro. Alla corte cardinale Luigi d'Este incontra Torquato Tasso, che viene poi ricordato, anche lui sapete che è nato a Sorrento, che viene poi ricordato nella Umana Pisegnomonia come esempio di malinconia. Ambedue furono per motivi diversi sotto la protezione del cardinale e grazie sempre alla protezione dello stesso cardinale della porta riesce a uscire quasi indenne dagli artigli della Santa Inquisizione. A 23 anni, giovane ambizioso e intraprendente, grazie alla potenza di suo padre, andò addirittura a Madrid a presentare a Filippo II, re di Spagna, la sua magia naturale pubblicata a Napoli nel 1558. Fu ritenuto, fino all'avvento del positivismo, uno dei maggiori alchimisti e scienziati europei. La magia naturale, pensate, e la Umana Fisognomonia furono ritenuti i maggiori trattati dell'epoca, tanto che furono pubblicati in pochi anni in latino, anche in Francia e Germania, e successivamente tradotti in francese, inglese e tedesco. Fenomeno questo veramente eccezionale, perché pochissimi libri all'epoca erano tradotti in altre lingue. Poiché aveva indagato già in pieno Rinascimento i fenomeni naturali secondo coordinate e regole allora ritenute precise, esatte e scientifiche, ancora oggi è ritenuto uno dei maggiori rappresentanti del cosiddetto periodo prescientifico, alla pari di Galilei, Giovanni Caprero, Blaise Pascal, Francis Bacon. Si interessò, tra l'altro, di astrologia, fisionomica, scienza della terra, botanica, ottica, matematica, alchimia, metallurgia, magnetismo, criptologia, distillazione, fitognomica, cosmesi, musica, medicina, costruzione di castelli, agricoltura ed ancora eccetera. Fu in rapporto epistolare con i maggiori intellettuali del suo tempo, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Bernardino Telesio, Galilei, Federico Cesi, che abbiamo già accennato, e Cardinal Federico Borromeo, cui donò le sue opere per la erigenda biblioteca ambrosiana. E addirittura ebbe rapporti con l'imperatore Rodolfo II, che lo voleva alla sua corte a Praga per la sua fama di alchimista e scienziato. Mi fermo qui per passare la parola alla dottoressa Spano, che approfondirà le dinamiche economiche e sociali in cui visse lo stesso Della Porta nella penisola sorrentina, come è già stato annunciato anche dal professor Puglia. Grazie. Buonasera a tutti e grazie di avermi invitato. È per me una gioia parlare della mia terra e svelare degli aspetti particolari che finalmente abbiamo la possibilità di leggere, di conoscere grazie a una quantità di documenti che finalmente escono anche dall'Archivio Diocesano di Sorrento. Allora, partiamo dal 1500, da che cos'è effettivamente il 1500 per la penisola, in modo particolare per Massa. È un periodo molto difficile, innanzitutto perché Massa è costretta a difendersi dalle continue vessazioni del governo vicereale che impone una continuazione tasse. A questo si aggiunge anche un altro fatto importante, cioè l'incursione turca del 1558 che devasta completamente Massa Lubrense, devasterà la penisola. Massa Lubrense però paga un prezzo molto alto perché la città viene completamente distrutta. Ci sono due cronache del tempo, una del notaio De Turri e un'altra invece dell'ebdomadario Mattia Pisano. La prima parla addirittura di 4.000 persone che erano state rapite dai turchi, il secondo invece dà una cifra un po' più, penso, reale, che sarebbe 1.493.
Sicuramente tutti e due parlano del fatto che Massa Lubrense è completamente devastata, le case sono distrutte, chiese sono incendiate, animali e persone trovarono la morte e addirittura usano un linguaggio abbastanza macabro nel dire che l'odore del sangue infestò l'aria per molto tempo. Ora, Massa Lubrense è una realtà molto grande, la risorsa principale dell'università era soprattutto legata alla riscossione delle tasse, delle imposte che provenivano dal commercio che la città aveva. Allora, la cosa importante da puntualizzare, che è importantissima, Massa Lubrense alla fine del 1500 viene completamente ricostruita. È completamente ricostruita, viene costruito un castello fortificato, vengono costruite le torri lungo le coste, vengono ricostruite chiese, vengono costruite monasteri, vengono ricostruite case con l'aggiunta anche di torri. Ora la domanda che sorge spontanea, da dove proviene tutta questa ricchezza? Le risorse da dove vengono? Che cos'è realmente la realtà di Massa? E quindi mi sono trovata ad approfondire nel mio saggio, a pormi queste domande, ad approfondire nel mio saggio gli aspetti economici della città, in modo particolare due aspetti importanti, a parte le risorse che comunque l'università aveva e noi ce le siamo già dette, ma la cosa fondamentale invece sono la realtà ecclesiastica e la realtà sociale, in modo particolare legata ad alcune famiglie importantissime che fanno in modo che Massa Lubrense possa essere concepita come una sorta di parte integrante della città di Napoli. Andiamo con ordine a spiegarci. Innanzitutto, per quello che riguarda la città di Massa e soprattutto come veniva gestita la città di Massa, corre in nostro aiuto la documentazione relativa alla mensa vescovile della città. La mensa vescovile della città era una realtà che si è sempre più o meno ritenuta povera, forse perché non si aveva avuto accesso a una documentazione che invece adesso è ampiamente accessibile. Ed è una realtà ricchissima, innanzitutto poteva contare sulla proprietà del cantone e soprattutto sul porto di Massa, perché Massa Lubrense aveva un porto, ma un porto anche molto grande. Le navi, già dalla metà del 1600, per essere più esatti, da quando Napoli divenne capitale del regno, incominciano a fare traffico commerciale con Napoli e anche con il regno di Napoli. In epoca angioina, in modo particolare, la cosa che colpisce è che Massa Lubrense ha un privilegio particolare, che è quello del monopolio del commercio del ferro in tutto il regno di Napoli. Allora, a questo si aggiunge un'altra particolarità. Siamo già alla fine del 400, si parla di 60 imbarcazioni che fanno traffico nel Mediterraneo e che erano ormeggiate al porto di Massa, un porto che, come abbiamo detto, era di proprietà del vescovo di Massa Lubrense, il quale viveva a Marina della Lubra come in una sorta di feudo. Perché una sorta di feudo? Perché praticamente, oltre al porto e ai magazzini, c'erano delle carcare che erano sfruttate dal vescovo, che si gestiva come un imprenditore a tutti gli effetti. C'erano alcune terrecotte che venivano vendute e che erano ritenute molto importanti per i fabbri della città di Napoli. A questo si aggiunge la produzione di pietra di Massa, per cui Massa Lubrense è importantissima perché molti degli edifici, tipo il Duomo di Napoli, San Lorenzo, il Maschio Angioino, giusto per citare alcuni degli edifici importanti di Massa Lubrense di Napoli, per cui vengono impiegati i materiali da costruzione di Massa Lubrense, perché Massa Lubrense era una grandissima produttrice di materiali da costruzione. In modo particolare la pietra di Massa era molto richiesta. Poi ovviamente c'era il monopolio del commercio del ferro, a questo si aggiunge la quantità di carcare che pagavano comunque al vescovo una somma annuale. Anche la città doveva pagare al vescovo per poter attraccare al porto e per poter utilizzare il porto.
Il vescovo era anche proprietario di masserie e produceva vino, produceva olio, produceva frutta, produceva una carne pregiata, i vitelli mastesi, cosiddetti vitelli sorrentini, ma in realtà erano vitelli mastesi, erano allevati a massa approfittando di un tipo di pascolo particolare. Ci sono 84 varietà di erbe differenti a Massa Lubrense, per cui il fatto che venisse impiegata una parte del territorio per il pascolo, per l'allevamento di vitelli e quindi anche per la vendita di una gra di carne di grande qualità, rendeva ovviamente, diciamo, il vescovo era abbastanza ricco, non era così povero. Ma tra l'altro c'era anche un'altra realtà ecclesiastica estremamente importante, ne ha parlato il professore Puglia, e mi riferisco all'abbazia di San Pietro a Crapulla. Allora, l'abbazia di San Pietro a Crapulla ha qualcosa in comune con Massa Lubrense, con Vico Equense. Infatti, San Pietro a Crapulla ha anche una parte di beni a Vico Equense. Un'altra cosa in comune, Massa Lubrense, Vico Equense, Sorrento, nel 1500, fino al 1517 hanno un feudatario importante che sarebbe la regina Giovanna d'Aragona, la moglie di Re Ferrante, la sorella di Re Ferdinando il Cattolico, che quando nel 1506 arriva a Napoli il fratello, chiede espressamente che gli vengano restituiti e mantenuti questi feudi che mantiene fino alla morte nel 1517. Poi Massa Lubrense entra a far parte del demanio regio e questo fa, scusatemi, c'è una cosa che ho mancato di dire, che Massa Lubrense fa vedere la sua forza quando proprio siamo nel 1521, Carlo V decide di infeudare Massa, decide di vendere la città per 15.000 ducati. A questo punto Raimondo di Cardona, il viceré, la vende a Giovanni Carafa, che sarebbe conte di Policastro. La città cerca di prendere provvedimento, fa valere le sue ragioni, i privilegi che aveva ottenuto nel corso del tempo. Alla fine si decide. Le famiglie di Massa Lubrense, quelle che vivono tra Massa e Napoli, decidono di pagare 15.000 ducati. Quindi Massa Lubrense già dimostra la sua potenza economica in questo, sborsando questa cifra pazzesca, che servirà proprio per fare in modo che Massa diventi feudataria di se stessa, un caso molto particolare, diciamo più unico che raro. Andiamo avanti. Oltre alla mensa vescovile, quindi stavamo parlando di San Pietro a Crapulla. San Pietro a Crapulla aveva in proprietà Sant'Agata e aveva in proprietà anche Torca. Queste due realtà erano gestite come un'azienda agricola a tutti gli effetti. Oltre alle 18 varietà di mele che si producevano a Sant'Agata, le noci, c'erano ciliegie, amarelle che venivano commerciate, perché anche quando San Pietro a Crapulla diventa commenda, comunque il patrimonio dell'abbazia non viene disperso, ma l'abate commendatario, che spesso saranno delle personalità influenti, tipo ad esempio il Cardinal Cantelmo, sono sempre scelte dal pontefice tra figure di primo piano, gestiranno queste proprietà dell'abbazia per mantenere delle risorse notevoli, perché l'abbazia era estremamente ricca. Ora, oltre a questo patrimonio che è caratteristico del mondo ecclesiastico, quindi la mensa vescovile era comunque molto ricca, il capitolo era molto ricco, l'abbazia, che era l'unica realtà per quello che riguarda monasteri, perché Massa Lubrense non aveva monasteri e conventi. Massa Lubrense aveva l'abbazia di San Pietro a Crapulla, aveva la grancia di San Giacomo a Sant'Agata, dove adesso si trovano le bigge, e poi basta. I monasteri sorgono nel corso del Cinquecento, la grancia viene affidata ai minori, all'ordine di San Francesco d'Assisi, poi successivamente verrà affidata ai Carmelitani. Poi successivamente incominceranno ad entrare anche altri ordini religiosi, come i Domenicani, come i Minimi.
Però sarà tutto nel corso del Cinquecento. Come vedremo, a mano, soprattutto dopo l'arrivo dei turchi, si incominceranno a costruire conventi e monasteri, tra i quali uno dei più importanti, che più che un monastero, un convento, era un conservatorio, ed è quello dell'Annunziata, che è considerato il conservatorio, viene soprannominato il conservatorio degli orafi. È la Vega Serena. Perché il Conservatorio degli Orafi? Perché a fondare questo conservatorio è un orafo, un aurifabbro, è Marco Cangiano. Marco Cangiano è una personalità molto importante. Perché è importante? Perché è importante a Massa ed è importantissimo anche a Napoli. Fa parte dei maestri del Monte di Pietà di Napoli, un monte importante, noi ne conosciamo la Pinacoteca, ma un monte che nasce grazie a un massese, a Nardo Palma, che lo fonda insieme a altre due figure e che lo trasforma in una realtà importantissima. Non è l'unico massese che comunque ha questo suo ha un talento imprenditoriale notevole. Marco Cangiano sarà maestro del Monte di Pietà di Napoli, ma anche del Pio Monte dei Poveri. Influirà moltissimo su Massa Lubrense, innanzitutto perché fa un matrimonio importante, sposa donna Camilla De Martino. Chi è donna Camilla De Martino? Donna Camilla De Martino è la figlia del Duca De Martino. I Duchi De Martino sono di Massa Lubrense, è una famiglia che dà i segretari alla regina Giovanna Durazzo d'Angiò, la seconda regina Giovanna Durazzo d'Angiò, che dà il titolo nobiliare alla famiglia De Martino, e poi altri De Martino verranno scelti come segretari, e anche la regina Giovanna d'Aragona sceglie un De Martino, quindi Camilla è introdotta nell'ambiente di corte, anche Marco è introdotto nell'ambiente di corte, ma non saranno i soli. Comunque, Marco Cangiano è importante anche perché suo figlio Pietro Cangiano sarà sindaco di Massa Lubrense e Marco, insieme a Pietro, dopo la devastazione della città dei turchi, chiamato a partecipare alla riunione che convocò del Parlamento della città il vescovo di Massa, Monsignor Bellone, proposero di ricostruire il castello ampliandolo, il castello aragonese appunto, prima Angioino, prima ancora Svevo. Massa Lubrense ha sempre avuto una fortificazione che però nel corso dei secoli è diventata sempre più grande, sempre più importante, fino a quando è arrivata a quella aragonese. Ora, altre caratteristiche particolari sono legate a queste produzioni. Massa Lubrense non aveva una produzione prettamente agricola, quindi non ci riferiamo quindi all'olio, alle olive, ai fichi, alle noci, alle mele, al grano, ma anche ai vitelli, e soprattutto appunto aveva una produzione che era legata alla pietra di massa, al tufo nero detto il Pipernino, e appunto alla produzione di calce, che è tantissima. I rapporti con Napoli sono strettissimi. Le famiglie massesi vivono tra Massa e Napoli, soprattutto queste famiglie. La famiglia Cangiano, la famiglia Mollo, la famiglia Romano, sono tre famiglie nobili, di cui alcune di antica origine, come ad esempio sia i Cangiano sia i Romano, discendono come nobiltà all'epoca di Federico II, parte dei seggi a Sorrento, fanno parte dei seggi a Napoli. Acquistano il feudo di Positano, diventano baroni di Positano, ma c'è anche il fatto che hanno una caratteristica, cioè hanno una mentalità imprenditoriale molto forte, per cui investono molto nello sviluppo della realtà mercantile di Massa, sono i proprietari di navi che fanno traffico nel Mediterraneo. Massa Lubrense è importante anche per la produzione di seta. Seta
sia i Turbolo sia i Cangiano, anche le altre famiglie di massa producevano un tipo di seta particolare che era detta l'organdino. Anche questa, già dalla metà del 1300, era prodotta e commerciata nel Regno di Napoli. Per cui diciamo che Massa si difendeva dalle altre realtà perché riusciva a essere economicamente forte, aveva uno spirito imprenditoriale notevole e rispetto a altre realtà non si adagiava, diciamo, sulla ricchezza di beni e di terre che anch'essa aveva, diciamo, in varie parti del Regno di Napoli, ma continuava a produrre, a sviluppare. Ogni casale aveva delle caratteristiche particolari che le famiglie svilupparono al massimo, potenziarono al massimo, tanto da un'immagine che penso sia innovativa. Grazie a tutti della disponibilità, grazie per avermi invitato. Ringrazio la dottoressa Spano che ha fornito con una dovizia di particolari. Prego di chiudere i microfoni. Dovizie particolari di prima mano, che è sempre responsabile, chiedo scusa, essendo la responsabile dell'archivio della diocesi di Sorrento. Soprattutto puoi dare questo quadro abbastanza sconosciuto di Massa Lubrense. Ora passo la parola al dottoressa professor Palumbo e alla professoressa La Serra, i due editori, poco conosciuto, il Mille Libri Duodecim, che è un trattato in particolare di agricoltura e di botanica. Ecco, passa la parola alla professoressa Luigia La Serra. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito che mi offre la possibilità di aggiungere qualche piccolissima suggestione, qualche piccolo corollario al vivace quadro della penisola sorrentina, quale emerge da questo prezioso volume che stasera viene presentato. Dai tempi del mio dottorato di ricerca mi sono occupato dello studio della villa di Giovan Battista della Porta. Anni, edizione. Professor Francesco Tateo. Ora, che cos'è Villa? È un trattato di agronomia e botanica in cui Della Porta prende per mano il lettore, il visitatore ideale e lo accompagna nei secreta di questa residenza di campagna. Però prima di poter fare tutto questo deve soffermarsi su delle questioni di ordine pratico, cioè sulla scelta del sito, sul suolo, sull'aria, sull'acqua, sulla tipologia del fabbricato. E Della Porta nota come le indicazioni degli antichi scriptores re rustici, che sono sempre per lui un fondamentale punto di riferimento, risultano in merito della risultano poco chiari. Dice Della Porta: recenti architetti sono viziate da molti errori determinati dal fatto che gli architetti non hanno dimestichezza con le cose di campagna, esattamente come gli antichi contadini con quelle di città. È necessaria pertanto una mediazione di cui Della Porta si farà interprete. Quella che egli ci propone non è una villa rustica come quelle di epoca romana, un edificio di campagna, il nucleo di un'azienda agraria a conduzione familiare, ma non è nemmeno una villa urbana che risponde solo a un bisogno di evasione dalla vita caotica e incontrollata della città.
Non quindi una scelta fra campagna e città, fra otium e negozium, fra rusticitas e urbanitas, fra utilitas e voluptas, quanto piuttosto una integrazione fra questi due poli. Tale il fine che il nostro agronomo persegue quando parla urbana domus, quasi un ossimoro, costruita non solo per il profitto, ma per ricreare lo spirito, dice Della Porta, animi grazia. Una residenza fortemente voluta, ego vellem, forse ideale, ma con caratteristiche ben definite. Essa sarà funzionale e accogliente nel ricevere l'ospite, sarà oggetto e soggetto di ammirazione, si noti il poliptoto, dice Della Porta, spectabitur spectabitque, sarà guardata e guarderà la città, il mare, la distesa pianura, il prospetto dei colli e dei monti. Una residenza, insomma, dotata di ogni comfort, ma soprattutto un luogo dove si possa pienamente godere della salubrità dell'aria. E qui vengono le dolenti note. Infatti, scegliere un sito per la sua villa è senza dubbio più semplice che indovinarne il clima. Se la terra e l'acqua possono essere emendate da qualche vizio con l'intervento dell'uomo, alcuna opera dell'ingegno deve flettere il clima. Quindi, ut sani semper vivamus, tema di stringente attualità, l'aria deve essere purissima, quale quella di un luogo ameno, neque humilis et quasi immersus, neque celsus et supereminens, sed medis collibus. Non troppo in basso, né troppo in alto, una via di mezzo, la via indicata da Orazio. Uno scorso paesaggistico che risponde perfettamente alle caratteristiche della penisola sorrentina, di cui Della Porta era nativo, come ci ha detto il professor Paolella, e dove la sua famiglia possedeva una villa, Villa delle Predelle. Oggi, sui ruderi di quel corpo di fabbrica, in località Pacognano, frazione di Vico Equense, sorge una sala ricevimenti intitolata proprio il Della Porta. Che il nostro autore si sia ispirato a quella nella stesura della sua enciclopedia agraria o piuttosto ad un'altra residenza sempre di sua proprietà alla periferia di Napoli è questione di secondaria importanza. Emerge chiaramente, direi prepotentemente, la conoscenza di questi territori. Nei libri da me curati si registrano diverse occorrenze del nome di Sorrento e dell'aggettivo surrentinus, concordato ora con i colles, ora con il mons, ora con la planizies, ora con gli orti. Un tripudio dei cinque sensi, profumi, colori, suoni, gusti, brezze, che ancora oggi costituiscono l'identità inconfondibile di questi territori. Ora vediamo quali sono le colture che Della Porta ricorda nella sua opera come caratteristiche di questi luoghi, della città però che solo di rado è finalizzato ad uno sbocco commerciale, perché la dimensione economica del tornaconto culturale, pur presente, è sempre secondaria rispetto all'intendimento estetico o tecnico. Per questo Della Porta non riserva una trattazione specifica a questioni quali il prezzo, la domanda, l'offerta delle colture. Tuttavia, se il taglio economico non prevale nella villa, vi si afferma indirettamente, perché le coltivazioni si susseguono nell'ordine delle loro necessità, ciascuna con svolgimento proporzionale alla sua importanza nell'immaginario collettivo cinquecentesco. Anche quando il filosofo il magus Della Porta ci introduce ai segreti della conditura, della frutta, del vino, dell'olio, egli non fa che affrontare dei temi che alimentare. Date da Della
come proprie della penisola sorrentina, spiccano gli agrumi, cedri, limoni, arance. Anzi, la prima coltura del pomario è proprio la Malus Medica, la stessa a cui Pontano, fonte di Della Porta, aveva dedicato l'opera De Hortis Hesperidum. E Della Porta ci parla di cedri, di limoncelli piccoli o incannellati, di limoni, di citranguli, di ponciri e della species ovata, nella quale si ritrovano l'ovale di Sorrento o il Massese, che hanno oggi ricevuto riconoscimento IGP, ovvero di indicazione geografica protetta. A proposito del cedro, Della Porta ci racconta di aver avuto la possibilità di vedere nei giardini di Sorrento un genus citri che per effetto dell'intervento dell'uomo ex artis Mangonio ne custodiva al suo interno un altro, una sorta di matriosca, spettacolo quo nil mirabilius videri potest. Non mancano poi riferimenti alla melacotogna, alle pesche, alle albicocche, che non sono le crisomela napoletane, ma le bericocche, e ancora le prugne, le ciliegie e infine gli oliveti. Vorrei concludere questa rapida carrellata con un'immagine tratta proprio dal libro sesto dell'Olivetum, a dimostrazione che anche una prosa arida e tecnica, quale quella di un trattato agrario e botanico, talvolta sfiori la poesia, laddove l'autore si senta particolarmente ispirato. Della Porta sta parlando del suolo adatto alla coltivazione dell'olio, dell'olivo, e dice: Surrentini colles letis olivetis convestiuntur in maris prospectu quibus vivum saxum letunque subest. Cioè, davanti al mare i colli sorrentini, che poggiano su una roccia viva e fertile, si vestono di lieti oliveti. Natura e arte si fondono, i colli subiscono un processo di personificazione, indossano degli ulivi in un trionfo di gioia e fertilità, sottolineato dal poliptoto letis letum, con valore anche causativo, che rendono lieti, non solo i colli lieti, ma che rendono lieti, dagli omoteleuti letis olivetis o ancora vivum saxum letum. L'immagine del Della Porta me ne ha suggerita un'altra. Sono dei versi, cito: sui fratelli olivi che fan di santità pallidi i clivi e sorridenti. Sono versi tratti dalla Sera Fiesolana di D'Annunzio. Anche qui abbiamo dei colli, i clivi, che rivestendosi di olivi sorridono, cioè sono luminosi, un sorriso quale quello dei beati del paradiso dantesco. È un accostamento ardito, me ne rendo conto, due autori così lontani nel tempo, ma che in verità condividono interessi e passioni, la magia naturale, la metamorfosi, l'antropomorfizzazione della natura e ovviamente l'amore per la penisola sorrentina. Grazie. Ringraziamo noi invece la professoressa La Serra, come sempre brillante, l'abbiamo vista anche in altre occasioni e sarebbe stato strano che non lo fosse. Quindi sono veramente felice di averla in poter invitare, che lei abbia accettato l'invito. Passo la parola al professor Palumbo, con cui io mi congratulo, perché recentemente, diciamo pochi giorni fa, ha vinto il concorso per ricercatore all'Università di Foggia. Anche lui ha lavorato insieme con la professoressa La Serra all'edizione della villa, e per cui gli passo immediatamente la parola. Grazie. Grazie al professor Paolella per l'invito e grazie a tutti voi per gli spunti veramente interessantissimi che ci avete offerto.
Sì, ho fatto parte anche io di questo progetto che è stato diretto dal professor Tateo e che ha realizzato l'edizione della Villa praticamente in quattro tomi, di cui il quarto, tra l'altro, è in fase di pubblicazione a cura di Maria Antonia Adesso. In particolar modo all'interno di questa Agricolazioni si storiam, come la chiama Della Porta, Integram exsangue, come la definiva, io mi sono occupato di tre libri che poi sono confluiti nel terzo tomo dell'edizione, cioè Vinea, Arbustum e Hortus Coronarius, tre libri molto interessanti, ecco, nel contesto di quest'opera e che bene o male ne riproducono le caratteristiche, perché vediamo un Della Porta molto attento nell'intarsiare quelle che sono le fonti di cui si serve, fonti che appartengono sia al mondo greco, quindi i Geoponici, ma anche fortemente Teofrasto, che Della Porta leggeva attraverso la traduzione di Teodoro Gaza, perché appunto bastano dei semplici riscontri testuali per rendersi conto che quando cita Teofrasto lo cita attraverso la versione latina di Gaza. E poi in ambito latino, in particolar modo Plinio e Columella, ma non soltanto, ecco, Catone, tutta una serie di altre fonti, Varrone, e anche quelle che veniva appunto dai suoi contemporanei, perché cita appunto Ruel, Mattioli, quindi veramente un Della Porta che è anche interessato e addentrato in quelle che erano le questioni che sorgevano per l'identificazione delle singole specie botaniche, perché talvolta queste identificazioni, soprattutto per i fiori, ecco, di cui si occupa nel nono libro, erano particolarmente difficili anche controverse. Dei tre libri, tractum, come dice, e in particolar modo il libro settimo, cioè Vinea, e la cosa non è casuale, perché diciamo questa produzione vinaria, questa pratica della viticoltura è una caratteristica dell'area, e ancora oggi si parla dei vini DOC, penisola sorrentina, quindi chiaramente è una tradizione che poi si è mantenuta, si è perpetuata nel tempo, seppure poi con cambiamenti. Nell'Hortus Coronarius Trento compare due volte, non compare invece. E questo me lo spiego con il fatto che lo stesso Della Porta, che nell'ottavo libro parla in sostanza della vita alberata, ci fa intendere che in questa zona prevalesse la coltivazione, quella detta a sostegno morto, quella bassa, cioè quella col giogo in sostanza, che si serviva quindi di pali e gioghi per sostenere la vite, meno quella alberata, almeno per quanto riguarda, ecco, la vite stessa. Infatti, gli esempi che ci fa sono per lo più esempi legati al giogo. Ecco perché in Arbustum effettivamente Sorrento non compare. Partiamo dalle occorrenze che riguardano il settimo libro, che vi presenterò insomma nella maniera più sintetica possibile, e insomma mi perdonerete se non mi addentrerò troppo, ecco, nelle questioni. Innanzitutto un primo riferimento è a quel tipo di appunto di viti per le quali si parlava di aminee. In particolar modo, recuperando sia le informazioni di Columella che quelle di Plinio, Della Porta ci dice che la cosiddetta aminea gemella o germana anche minor è presente nell'area vesuviana e nei colli sorrentini. Ecco, di questa aminea lui ci dice che erano chiamate gemelle di uva perché
perché diciamo era ecco, perché rivestiva i colli campani sia dell'area del Vesuvio sorrentini, e si diceva che essa resisteva bene al Favonio e meno bene invece all'Austro, e si diceva che nel resto dell'Italia essa si coltivava soprattutto nella variante alberata, mentre predictis regionibus, quindi nelle aree predette, cioè appunto la zona del Vesuvio e quella di Sorrento, invece riusciva bene nel giogo. Ecco perché poi vi dicevo, probabilmente ci si spiega come mai Sorrento non sia citata poi in arbustum, proprio perché prevaleva rispetto alla coltivazione in arbusta quella a giogo. E più o meno Plinio ci dà le stesse informazioni relativa alla Minea. Tra l'altro, ecco, per intenderci, c'è stato un ampelografo, cioè Lorenzo Ferrante, che in sostanza ha ipotizzato che la Minea gemella, di cui ci parla della porta, ma di cui ci avevano parlato Columella e Plinio, sia in pratica quella varietà che sarebbe alla base del greco del Vesuvio o greco di Tufo. Questa è una prima occorrenza della presenza appunto di Sorrento all'interno del libro Vinea. C'è poi una sua seconda ricorrenza per un altro tipo di viti, che erano quelle che Columella aveva chiamato le elveole o elvole, e che erano dette variane per il colore cangiante che le caratterizzava. Anche questo tipo appunto di viti si trovavano, dice Della Porta, in Campania, e si trovavano nelle ville, nelle vigne sorrentine, dove poi davano dell'uva che produceva un propealbum vinum, dice lui, cioè un vino diciamo quasi bianco, ecco. E interessante è il fatto che poi ci fornisca anche delle informazioni su questo tipo di vigne, perché dice che erano produttive ad anni alterni e quindi venivano anche potate ad anni alterni, anche se c'erano alcuni agricoltori che preferivano operare diciamo, usa il termine resecare, cioè che preferivano operare un taglio più modesto ogni anno. E di questo tipo di viti ci dice che dall'uva che se ne ricavava si produceva un vino che dicunt lacrimam, ecco, la lacrima. Qui, tra l'altro, mi voglio collegare al fatto che il sistema della produzione della Portiana sia un sistema molto ben connesso. Infatti, lui dice in villa che questo vino, lacrima, era di seconda nota dopo il greco tra i vini prodotti in Campania, quindi lo poneva, diciamo, in una posizione immediatamente, ecco, al secondo posto dopo il greco. Ed è curioso che in una sua commedia, La Fantesca, una delle più belle di Della Porta, facendo parlare il personaggio di Panurgo, che sta cercando di suscitare gli appetiti del parassita Morfeo perché vuole poi attirarlo dalla sua parte per operare un inganno insieme a lui, che cosa gli dice? Gli prospetta, ovviamente, come si fa dinanzi ad un parassita, un bel banchetto, e quando parla dei vini che devono essere serviti, Panurgo dice: il vin sia fresco, date prima il greco, poi la lacrima. Cioè, dice esattamente di partire dal vino, che lui diceva di prima nota, e poi subito dopo quello di seconda nota. Ecco, e questo proprio per dire come poi quelle conoscenze che lui aveva in ambito agricolo le abbia riversate nelle sue opere letterarie, per cui se fa riferimento a un vino, se fa riferimento a una specie botanica, e non è mai casuale, perché diciamo ha sempre una sua ratio ben precisa. L'ultimo riferimento che voglio fare rispetto a Vinea, perché poi non vi voglio tediare, è quello si sta parlando dei vini dell'antica Roma, si sta seguendo Plinio sostanzialmente, che avevano il primato. Allora lui dice: la prima palma spettava al Cecubo, la zona è quella che va da Terracina a Formia, poi la seconda palma al Falerno,
poi dice per la terza palma varia venere, quindi c'erano diversi vini che se la contendevano, e per questa terza palma si parla anche di un vino sorrentino che dice, a proposito della Porta, dice che era un vino consigliato soprattutto ai convalescenti, propter tenuitatem salubritatemque. Poi però aggiungeva che già Tiberio aveva sostenuto che quel vino in realtà non fosse che un generoso aceto, e poi che Caligola addirittura lo definiva una nobilem vappam, laddove vappa era qualcosa di terribile per un vino guasto, svanito, tanto è vero che si utilizzava vappa anche per identificare, diciamo, una persona di scarsa qualità, di scarso valore. Della Porta stesso diceva che effettivamente questo vino non meritava assolutamente la terza palma, e aggiunge anche che in quel periodo la sua produzione era stata soppiantata da quella delle Aminee. Un altro passo interessante, sempre in Vigna, è quello in cui lui ci dice che ci descrive quella che era la modalità di realizzazione delle vigne in Surrentino tractu. Dice: nos in Surrentino tractu vineas sic instituere solemus, e ci descrive accuratamente una procedura di riproduzione tramite magliolo. Il magliolo era detto così perché aveva questa forma caratteristica di martello, quindi malleolus, ed era praticamente una talea di vite che si realizzava con come base il tralcio di un anno, e poi gli si faceva mantenere un pezzo di legno della parte da cui era stato staccato. Ora si tratta di una procedura che Della Porta descrive. Ho cercato di documentarmi al riguardo, mi sono reso conto che tutto sommato non è molto lontana dalle procedure che tuttora si usano, per esempio, per la propaginazione. Quindi interessante come ci sia anche proprio questo versante tecnico, e questo passo è un passo suo, cioè non lo prende da altre fonti, cioè lui stesso descrive come si faceva questa procedura tramite magliolo in area sorrentina. Chiudo invece con le due occorrenze nell'Hortus Coronarius. In una si parla della presenza del serpillo in faggeto sorrentino, dice nel faggeto sorrentino, ma mi piace chiudere con la presenza del crocus, che sarebbe poi appunto lo zafferano. In pratica lui, rifacendosi a Teofrasto, che diceva che c'erano due tipi di croco, quello montano e quello sativo, ci dice che appunto in Surrentini Scollibus, quindi ritorna a quest'idea della hilaritas dei Surrentini Colles, aveva visto il crocus montanus già in autunno, diceva, e ci fornisce poi questa immagine con cui mi piace chiudere, perché penso che sia proprio emblematica dell'atmosfera che vuole rappresentare, questa immagine del croco in odorum, dice, perché effettivamente i suoi fiori non profumano, però ut nil gratius oculis occurri posset, cioè lo descrive come uno spettacolo bellissimo per la vista, e con questo spettacolo bellissimo per lo sguardo mi piace concludere. Ringrazio anche il professor Barum per la sua brillantezza e veramente per la sua verba. Che conosco abbastanza Gianni, per cui veramente mi congratulo con lui, e anche per lui mi sarei meravigliato che non fosse stata così brillante. Grazie appunto a tutti per quello che abbiamo detto fino ad oggi, fino ad ora, e ringrazio soprattutto per gli enormi spunti che sono stati dati da questo, anche per ricerche ulteriori. E infatti abbiamo visto che effettivamente Della Porta aveva una
profonda conoscenza della penisola sorrentina e che frequentava assolutamente. E a proposito del vino, parlo appunto anche del vino aspro di cui parlava anche Plinio. Ma ricordo anche il cosiddetto Itinerarium Syriacum del Petrarca, che in cui parla, cita ancora una volta il vino di Sorrento come vino aspro, perché appunto effettivamente forse probabilmente sarà stato di aspro. Della Porta conosceva effettivamente il territorio sorrentino e urbano di massa, e non piuttosto anche e soprattutto i colli, perché parla di Colles, quindi potremmo parlare dei colli, cosiddetti colli di Fontanelle, dei colli di San Pietro, che probabilmente erano quelli che erano più diciamo agricoli, no? Chiedo cosa da quello. Ecco, soprattutto una cosa interessante, che diceva giustamente il professor Puglia, era il problema del rapporto di Sorrento, che si sentiva un po' la capitale, e il contado, il piano, che andava fino a Meta, in qualche modo Vico veniva esclusa, anche se Vico aveva qualche rapporto, scusa, per motivi geografici, ecco, non per altro, anche se però c'erano dei rapporti politici tra Vico e Sorrento, no? Beh, sì, in effetti il confine geografico c'è, ed è il valico di alberi, insomma. C'erano delle montagne, per l'epoca erano dei rilievi notevoli che dividevano la penisola sorrentina vera e propria, insomma, da Vico Equense. Si scalava il valico a dorso d'asino, non era una sciocchezza. Era molto più conveniente arrivare dalle nostre parti via mare. Questo segnava effettivamente un grosso ostacolo, un confine geografico, ma anche poi amministrativo molto forte. Perché arrivasse la strada carrabile bisognerà arrivare ai tempi dei Borbone, insomma, non è una sciocchezza. E per quanto riguarda le lotte, diciamo, le rivolte dei contadini del piano, diciamo dei coltivatori di vario tipo del piano rispetto agli aristocratici sorrentini, ci sono state rivolte, sommosse, malcontenti che sono durati secoli. Credo che su questo abbia scritto un saggio molto, molto, molto esauriente, insomma, molto documentato, il professore Vincenzo Russo, che ha esaminato con carte di archivio i contrasti fra il piano e la città di Sorrento. In realtà i poveri pianesi erano proprio trattati male a prescindere. Avevano diritto, se non ricordo male, a due rappresentanti nel Consiglio cittadino, i quali due rappresentanti erano in partenza, a priori, minoranza, perché i rappresentanti della città erano molti di più, erano gli aristocratici che si passavano le cariche di padre in figlio, quindi puntualmente facevano sentire la loro voce, ma non contava niente
quindi erano molto maltrattati. Sarebbe interessante trovare in qualche opera di Della Porta, non lo so, magari anche in qualche lettera, una sua conoscenza, ma forse un suo giudizio su questa condizione, su questa situazione, anche se forse agli occhi di un proprietario, non so se la famiglia di Della Porta si può considerare quella di un proprietario terriero, no? Capito sì, bene? Assolutamente sì. Aveva proprietà, certamente aveva proprietà a Vico, anche se credo che lui dal punto di vista politico si teneva un po' alla larga, anche perché aveva fin troppi problemi con l'Inquisizione per potersi avere rapporti politici. Aveva sì rapporti politici verso la fine della sua vita con il viceré, tant'è che nell'Accademia appunto dei segreti ha avuto a che fare con il viceré, ma siamo nel 1560-70, ma fu soprattutto nell'Accademia degli oziosi, in cui il viceré era addirittura il patronus dell'Accademia. Però diciamo, a parte questi elementi politici, diciamo, ma lui è stato sempre un po' alla larga dagli argomenti, diciamo, dall'agone politico, come si dice oggi, insomma, no? Certamente non ci possiamo aspettare nulla di diverso. In fin dei conti, il proprietario terriero è contento dello status quo. Figuriamoci se si può, come dire, interessare più di tanto dei problemi dei poveri contadini ignorati. Non era l'epoca, insomma, assolutamente sì. Magari potrebbe la dottoressa Spano, se ci dà qualche dubbio, visto che ha qualche elementi da fornirci, visto che vive in una situazione di privilegiata, di documentazione non sempre accessibile. Allora, quella documentazione adesso, ringraziando il cielo, è finalmente accessibile. Dopo un po' di tempo, per grazia di Dio, finalmente si può fare ricerca, ed è una cosa importante. Comunque, quello che desidero dire, allora, una particolarità del rapporto tra Vico e Massa Lubrense. Allora, innanzitutto, la prima cosa che c'è da dire, noi abbiamo parlato dell'abbazia di San Pietro a Crapolla. Il territorio di Vichequenz, che produce il provolone del Monaco, il DOP, è un territorio che era usato dall'abbazia proprio per l'allevamento. Quindi questa è una cosa interessante. Alcune famiglie vivevano, massesi importanti a Napoli, vivevano anche a Vico ed erano legate soprattutto alla cattedrale. Mi riferisco in modo particolare alla famiglia Bozzaotra, che è vicana. La famiglia Bozzaotra, che però nel corso del Cinquecento è presente attivamente a Massa in un casale interessante come Monticchio. Sia a Massa che a Vico c'era una produzione notevole di materiali per l'edilizia che venivano commerciati a Napoli. Le carcare in modo particolare, ma anche altri tipi di pietra che venivano ovviamente commerciati a Napoli dai vicani. Quindi diciamo che non c'era strettamente solo un aspetto agricolo anche a Vico, ma sì, c'erano alcune famiglie che comunque avevano ottimi rapporti, stranamente non con Sorrento ma con Massa. Come De Martino, come Palma, come De Turris, che sono famiglie comunque che hanno rapporti con Napoli, ma hanno rapporti anche con Vico e anche con le principali realtà da un punto di vista ecclesiastico, diciamo così. Bene, per quanto riguarda... No, ci sono echi, per favore.
qualcuno che spegne, benissimo. No, io credo che sia questo un aspetto che bisognerebbe veramente approfondire, perché sarebbe molto interessante capire meglio anche la vita cosiddetta realtà materiale, e quindi questi aspetti diciamo più quotidiani della vita della penisola sorrentina, ma ovviamente anche di Napoli. Napoli sono stati fatti molti lavori su questo, quando riguarda la vita popolare, cose che in realtà credo che per quanto riguarda Sorrento non ci sia molto, però sarebbe interessante verificare queste nuove vie di approccio, queste nuove vie di approfondimento storico. Quindi non vedo altre domande, e credo di poter chiudere qui la nostra videoconferenza. Anzi, innanzitutto vi dico che chi è presente, che 21 ci daremo gli auguri di Natale. Ecco, è stato anche fatto l'avviso su Facebook, e quindi spero di vedervi al 21 alle ore 19. Grazie, e per le videoconferenze ci rivedremo appunto l'anno prossimo. Buonasera.